Siamo alla Terrazza Martini di Milano per la presentazione della conferenza stampa del film di Gabriele Salvatores, Happy Family, con Fabrizio Bentivoglio, Diego Batantuono e Fabio De Luigi. Andiamo a vedere per voi cosa succede. Il film è un bel film, si può fare bene il proprio lavoro, cioè è facile fare bella figura e fare una bella prestazione se si lavora in un bel film, ma diventa un piacere lavorare e diventa più facile. E quindi per me fare questo film è stato abbastanza facile e molto piacevole. Io ho ritrovato poi amici che non vedevo da tempo, tipo Bentivoglio. Fabio, com'è andato questo film effettivamente a metà tra l'onirico, un po' teatro, un po' una bellissima Milano? Se la ricordo un po' Harry a pezzi di Woody Allen, dove ci sono i... Beh, ognuno ci ritrova qualcosa, chi ci ritrova i Tenenbaum, chi dice Harry a pezzi, chi dice 8 e mezzo. In realtà è un film che ha una sua unicità, credo, che racconta una storia molto bella, di fondo, una storia molto vera, pur nella sua dichiarata messa in scena, insomma. In questo è un po' teatrale, se vuoi, ma è un film decisamente godibile, molto molto facile da vedere. Il mio personaggio invece è quello di Caterina. È una ragazza delicata, romantica, paurosa, con i capelli rossi e con il timore di non piacere, ma che vuole terribilmente innamorarsi, quindi un bellissimo personaggio. E come è rappresentato Milano, effettivamente, è veramente... Come mai questa idea di proprio ambientarlo nella tua città, e soprattutto le location sono molto belle? Guarda, avevamo bisogno... La commedia originale innanzitutto era ambientata a Milano, ma comunque avremmo avuto bisogno comunque di una città nordica, diciamo. L'alternativa a Milano poteva essere Torino, ma insomma, perché, visto che la cosa... Milano è una città curiosa, è una città di interni, che vive più non solo negli interni dei palazzi, delle gallerie, dei cinema o delle librerie, ma anche spiritualmente di interni, e in questo senso corrispondeva anche a tutta una serie di cose dei personaggi, che hanno tutto una loro, all'inizio soprattutto del film, tutta una loro fobie, cose che si tengono un pochino per sé, e quindi mi sembrava giusto questo. In più Milano è una città più bella di quello che ci accorgiamo vivendo. Gabriele l'ha trattata benissimo, l'ha inquadrata tagliando fuori un po' quello che c'è di meno bello e alzando lo sguardo. Milano è bella, anche perché purtroppo tutto ciò che riguarda i poveri, la povertà, le polveri sottili, sta tutto per terra. Più sali e più vedi roba da ricchi, è bella, è fatta bene. Così non si sa come mai, mai visto, faccio spesso, dico, i barboni si sono visti in alto solo nel film di De Sica, perché volavano via, ma se no il barbone in alto è difficile, all'ottavo piano un barbone non l'ho mai incontrato. Infatti, è vero.